Sul campo di gara non possiamo mantenere la stessa velocità dal primo all'ultimo ostacolo. Dobbiamo rallentare a seconda delle caratteristiche dell'ostacolo e delle combinazioni. Il cavallo deve essere pronto a sostenere questa tensione. Quindi ci eserciteremo ovviamente in piano. Almeno per un paio di minuti. Potete galoppare con cambi di direzione. Girate, avanzate, riunite e avanzate di nuovo per vedere se il cavallo è abituato a farlo. Quando è pronto, salteremo un ostacolo. Quando questi cavalli veloci iniziano a correre, saltano, girano a destra e a sinistra, non sanno in che direzione andare, anticipano le mosse del cavaliere, saltano l'ostacolo, poi vogliono girare a destra o a sinistra, e lo fanno. Lo anticipano? Sì, questo non va bene. Deve essere corretto, perché se girano a destra e tu vuoi andare a sinistra, avrai problemi. Già, non è ideale. Ma dopo un po' di esercizio risponderanno bene. Basta che tornino in buona forma. Ora ci riprovo un'altra volta. Bene. Dopo una gara, qualche cavallo può farne un'altra senza bisogno di essere preparato. Ma molto spesso, però, dopo una categoria a tempo, si deve scegliere una gara più lenta. Oppure bisogna lavorarlo per rimetterlo in forma. È normale. I cavalli migliori si muovono velocemente. Alla fine della stagione devono ritrovare la sintonia con il cavaliere. Questa era una parte del lavoro. Se la mettete in pratica, avrete un'ottima preparazione di base. Un addestramento di questo tipo è sufficiente ad avere un cavallo in buone condizioni per saltare bene in concorso. Purtroppo spesso le persone fanno troppe cose insieme. Questo non va bene. Alla fine ottengono il risultato contrario.
Una solida base, esercizi come questi e un cavallo di buona qualità sono sufficienti.